Benvenuti a 10 istanti, la trasmissione dove con 10 scatti fotografici presentiamo un ospite. E oggi abbiamo Sara Lovari. Sì. Sara, come ti presento? Come una donna ormai, perché a 40 anni si può dire donna, che però ancora insegue il suo sogno, che ancora bene bene non ha capito qual è, se non essere se stessa e seguire la sua passione. La passione che ora la iniziamo a scoprire con gli scatti fotografici che abbiamo confezionato. Ne abbiamo ben 10, partiamo subito dal primo. Ecco, questa è molto rappresentativa di quello che fai. Raccontaci un attimino, queste sono delle scarpe giganti, come nasce l'idea? L'idea nasce che facendo arte, sì, in tanti hanno utilizzato le scarpe, allora a quel punto per me è diventata una sfida. Allora non era più la scarpa, ma una scarpa gigante. E nasce così Le Bébé Géant, che è il progetto con le scarpe di cartone dove ho girato tutta l'Italia, le ho fatte indossare e sono diventate poi un monumento che trovate ai piedi del castello di Poppi. Ah, in che materiale sono queste che vediamo qua? Queste sono carta da fritto, carta da pacco, cartone e corda per sedie. Caspita, e sì, con queste hai girato in diversi Bologna, posti. Milano, Firenze no, Napoli e... Le principali sì, città sì, diciamo italiane. Che circa 120 persone hanno indossato queste scarpe. Qui invece sei a Cortona sulla sinistra perché te sei originaria di? Di Poppi, ma ho avuto lo studio ed ho lavorato per più di 10 anni a Cortona. A Cortona. E quelle scarpe le ho realizzate per uno spettacolo di teatro fatto al teatro di Cortona, al Signorelli, diciamo contro la violenza sulle donne, quindi questo sandalo grande rosso era simbolico. Era simbolico. Sì, sì. Qui vediamo altri scatti, queste sono delle opere, raccontamene un po'. Queste sono le piccole opere che faccio rispetto diciamo alle installazioni che realizzo e sono entrambe parte di me, quindi sono la faccia più di pancia e più riflessiva e sono i libri e le parole, quindi io lavoro con la poesia visiva, e la parte divertente che è più vicina alla moda e più vicina a quello che è appunto... Che è quello che vediamo qui sulla sinistra, sì, praticamente. Sì, le donne, quindi le mie queen, che sono la parte un po' più divertente del mio lavoro. E queste sono opere che te comunque porti in giro? Tramite mostre, fiere, infatti la prossima sarà a Miami, ad Art Miami, con Barbara Paci, Gallery di Pietrasanta, e che diciamo mi permettono di vivere di arte, questa è un po'... La sfida, chiamiamola sì, così? Sì, sì. Allora, tu dicevi sono delle piccole opere, ma in realtà questa ballerina che vediamo è gigante. Arrivano anche al metro, sì, al metro, al metro e 10, dipende da quelli che sono. Io, diciamo, vado in proporzione al magazine che utilizzo, quindi più grande è l'immagine all'interno del magazine e più grande sarà la donna che realizzo, in 3D. Quindi sono tutte donne che io vesto, come dico io, con grandi gonne fatte di carte particolari, carte antiche, mappe. Spettacolare. Come ti è venuto questo? Quest'idea, cioè te fai tanta ricerca comunque. Sì, ricerca dei materiali, ricerca di quello che può essere un messaggio, qui si parla anche di carte che comunque sono incisioni, quindi io non vado solo a quello che può essere il materiale, scarso, ma addirittura a volte è antiquariato, sì. Ah, ecco, quindi è tutta una ricerca che fai sia da un punto di vista dell'idea poi fino alla realizzazione. Sì, tasselli tipografici in legno per creare corone di queste regine, quindi la donna è un po' al centro di tutto. Di tutto. La ricerca, sì. Bene, bene. Allora, invece in questo scatto fatto dentro ai Vigili del Fuoco, se ho capito bene. Sì, è la stazione di Arezzo. E il progetto era un progetto che richiedeva un contest, un concorso che dove si doveva interpretare l'acqua ma non in una maniera scontata. Allora io ho cercato una maniera non scontata per descrivere l'acqua, responsabilizzare e mettere in risalto figure che con l'acqua ci salvano e ci lavorano. Vedi. E quindi ho chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, quindi Andrea mi ha aiutato e il capitano dei Vigili del Fuoco, Nicola, che ringrazio, che salutiamo, mi ha permesso di fare le foto all'interno del... E questa è un'installazione che è rimasta per un bel po' di tempo, non la poteva visitare? Diciamo che è stata fotografata lì per il catalogo ufficiale, è stata esposta
ad Alberese durante il contest perché ero finalista e verrà ora, c'è una sorpresa che stiamo studiando con i Vigili del Fuoco, molto a breve, sempre ad Arezzo. Comunque chi ti ti possiamo seguire su Instagram per capire un po' tutto quello, quello che fai. È Sara Lovari Art e anche su Facebook c'è la pagina Sara Lovari Art. Perfetto. E questo scatto invece ci porta a te, fai tantissime mostre, ma partecipi anche a contest. Raccontami un po', questo scatto da dove viene? Questo scatto avviene subito dopo la Fiera di Lugano, dove ero appunto in mostra. Avendo passato il contest di Sanremo, ho esposto anche a Villa Nobel, nello studio di Nobel, del premio Nobel. Ah. E subito dopo sono ripartita perché ero in finale anche ad Alberese e quindi questa foto è proprio fatta lì al parco, che è un parco bellissimo, dove questo ex granaio è stato adibito per mostre e convegni, e all'interno c'era proprio la installazione Respect dedicata ai Vigili del Fuoco. Ah, quindi quella che abbiamo visto prima, lo scatto che avevamo visto prima. E nel prossimo vediamo un attimino il numero 6. Ecco, questo è un esempio di come l'arte può prendere diverse forme, perché uno spesso si immagina l'arte come una cosa lontana. Tu invece la stai portando nel mondo fisico, reale, nell'interazione, no? È divertente far partecipare, quindi rendere anche per me una cosa senza limiti. Quindi da quello che poteva essere un abitino costruito per una Barbie diventa poi in realtà solo un prototipo per fare poi un abito che è realmente indossabile. In questo caso c'era una sfilata di moda, quindi ho realizzato un vestito di carta da pacco e carta da fritto per la modella con uno strascico. Cioè queste sono fatte con la carta? Sì, con strascico di 3 metri componibile, e la stessa cosa l'ho fatta anche con la Gazzetta dello Sport a suo tempo per Federica Torti all'Hotel Bulgari di Milano per la trasmissione stessa, e quindi qualsiasi tipo di carta per me era fattibile. Quindi un vestito, un abito. Vai in giro a raccogliere carta, cartone? No, questo? Anche il riciclo, comunque qualcosa che vedo, quello a volte è un po' più dispendioso perché mi serve un materiale particolare. In questo caso per esempio sono coni costruiti con un libro di storia dell'arte degli anni 60, sopra ci sono delle carte fotografiche de fine 800, quindi a volte è anche il materiale che utilizzo che dà una storia. Qui addirittura c'era foglie di oro zecchino 24 carati che avevo utilizzato per arricchire ancora più simbolicamente quello che avevo realizzato. Anche questo era un vestito, quello che stiamo vedendo? Questo qui invece no, era un rosone che conteneva 2 stampe fotografiche lo stavo appunto spiegando a Motta e a Carolina Crescentini quando sono venuti ad Arezzo, lui era per il Mango Festival e lei lo accompagnava e avevamo dedicato questa mostra e l'hanno visitata. Per visitare. Il tuo lavoro ti porta comunque a fare tantissimo viaggio, no? Nel senso... Lavoro anche come scenografa, quindi ho lavorato anche a Roma con attori, comunque fonici e veramente persone che hanno lavorato sempre in quel settore, e diciamo che il viaggio è parte integrante, perché io quando viaggio mi viene le idee. Ti vengono le idee, immaginavo. Infatti quando viaggio io non viaggio solo. A proposito di viaggi, qui vediamo uno scatto qua, ha più che fare con la tua passione, no? Sei una ciclista da quello che... Sì, quest'anno abbiamo quasi 7.000 km in bici. E facciamo dei viaggi con le mie amiche, in questo caso ero con Sara e Felice Gimondi che ci ha lasciato da poco, facciamo anche le ciclostoriche, quindi la polvere, la fatica. Per me la bici è qualcosa che secondo me è nel sangue, perché la libertà, il vento, tutto quello che è fatica però poi viene ripagato da panorami inspiegabili. E la bici aiuta anche nella vita, perché è uno sport molto faticoso e quando nella vita ci si pone di fronte a delle difficoltà, la bici ci aiuta perché ti dà una resistenza. Bisogna pedalare, quella famosa frase. Sì. Soprattutto se si decide di fare gli artisti. Ho capito. Si parlava prima di viaggi, incontri anche tante persone, questo scatto... È la Pauselli, la ballerina, insomma una ballerina molto famosa, e in questa serata abbiamo presentato una serata di moda a Camuscia insieme a altri ragazzi con i quali faccio anche radio, perché ho tante passioni che sono anche la musica, perché suonavo uno strumento, l'ho suonato per tanto tempo e la musica è sempre rimasta un po' nelle mie corde, e quindi durante queste
serate ho avuto la fortuna anche di incontrare persone speciali. Lei è una ragazza eccezionale nonostante la sua fama e in questo caso avevo presentato l'abito che ha sfilato sempre di carta, quindi io partecipo in più modi, ecco, alle cose che faccio. Sì. Ok, quindi cerchi comunque sempre di portare l'arte alle persone. Sì, quella è un po' la mia mission, quindi. Da quello sì, che sto sì, cercando di capire anche per chi ci segue da casa, è un'arte che va incontro più alle persone. Sì, sì, no? L'interazione delle persone, la risposta, l'arte deve essere fruibile, l'arte deve essere di tutti, quindi troverete magari in giro le mie scarpone, le potrete indossare, perché deve creare un ricordo, deve lasciare un qualcosa alle persone, se no non ha fatto quello che doveva fare. L'arte secondo me è questo, lasciare un segno. In quest'ultimo scatto siamo ormai arrivati quasi alla fine e qui stavi spiegando, fai anche didattica, credo sì, che... Sì, questo in realtà era la spiegazione di una installazione che ho creato alla Box, che era una art residence, quindi queste residenze d'artista fatta a Cosenza, e stavo spiegando quello che avevo realizzato, che era in realtà un muro che mi era rimasto impresso del paese, dove si vedeva la casa ancora viva, ma le mura erano crollate, c'era un interruttore. E io ho ricostruito questo muro con un interruttore che in realtà funzionava collegato a una lampadina che si accendeva veramente, perché anche dove c'è distruzione ci sia sempre una speranza. Quindi penso che il messaggio che si deve comunque lasciare, perché io collaboro anche con le scuole, faccio corsi con i ragazzi, con i bambini, la speranza che vivano di sogni, quindi inseguano il loro sogno come ho fatto io, pur avendo studiato tutt'altro, però continuando a credere in un sogno che è un po'... E accendendo la lampadina, se vogliamo. Sì, Sara, siamo arrivati alla fine, è stato super piacere averti grazie, come grazie ospite. Grazie di avermi invitato. E per i telespettatori, se state guardando questo contenuto su YouTube o sui social, commentate, condividete. Se siete invece davanti alla televisione, rimanete sintonizzati. Ci vediamo nella prossima puntata.